Eccoci alla spiegazione del Salmo 22, il giorno cruciale di Dio. Il 6 giugno 1944 il destino dell'umanità fu cambiato per sempre. Le forze alleate presero di sorpresa il nemico, compiendo nel mare la più grande invasione militare della storia dell'umanità. 5.000 navi, compresa l'armata, insieme a 13.000 aerei. Al crepuscolo di quel giorno fatale, 156.000 soldati alleati sbarcarono a terra. L'operazione tattica aveva stabilito una testa di sbarco, aprendo la via a un altro milione di truppe, attese per il 1° luglio. Guardando ora indietro nel tempo, comprendiamo che la Seconda Guerra Mondiale fu vinta perché l'operazione effettuata nel giorno stabilito, il D-Day, ebbe successo. Il Salmo 22 ci riporta indietro al D-Day di Dio, la croce di Gesù. Circa 800 anni prima della morte di Gesù in Gerusalemme, Davide profeticamente scrive questa preghiera con la quale Gesù stesso si è sostenuto nel momento finale della sofferenza sulla croce. Or da allora sesta si fecero tenebre per tutto il paese fino all'ora nona, e verso l'ora nona Gesù gridò con voce: Eli, Eli, Lama sabachthani, cioè: Dio mio, perché mi hai abbandonato? In punto di morte, Gesù non aveva più forza se non per sussurrare le prime parole del Salmo 22. Il Salmo alterna il pianto, la gioia e il canto. Tre sono i momenti cruciali in cui Gesù descrive cosa significa essere crocifissi. Durante e dopo il grido di dolore ci sono canti di fiducia nell'aiuto di Dio. Gesù è l'esempio dell'atteggiamento da assumere nelle sofferenze personali. È giusto presentare a Dio il nostro dolore. Ci sentiamo abbandonati da Lui, gridiamo e lo invochiamo giorno e notte senza ottenere risposta. Siamo vituperati e disprezzati, attorniati e lacerati, circondati da terribili dolori, ma dobbiamo compiere un passo in più. Oltre a raccontare a Dio i nostri sentimenti, dobbiamo dichiarare la nostra fede. Posso trovarmi nel dolore più grande, ma Dio è ancora sul trono. Nessuno tra coloro che hanno confidato in Dio è rimasto mai deluso. Dio ha vigilato su me sin dalla nascita. Nessuno all'infuori di Lui mi può aiutare. Alla fine sarò liberato e la causa di Dio in me trionferà. Sebbene il Salmo 22 sia un esempio di risposta alla sofferenza, non dobbiamo adattarlo a noi stessi. Quest'inno si adatta unicamente alle labbra di Gesù. È stato scritto per Lui ed è stato da Lui elevato negli ultimi momenti di dolore, di sofferenza e di abbandono sulla croce. Ai giorni di Davide la crocifissione non era ancora stata utilizzata come mezzo di esecuzione. Ma lo Spirito Santo, tramite la penna del re di Israele, ci ha lasciato una descrizione accurata di quel che avrebbe patito Gesù sulla croce. Un avvocato venne al Signore grazie a questo salmo. Egli si era sempre dichiarato orgogliosamente agnostico, contrario a ogni forma religiosa. Con la speranza di procacciare affari, si trovò un giorno a una riunione di culto. Il predicatore, prima di andare in preghiera, lesse il Salmo 22. Quel mio amico non sapeva assolutamente nulla della Bibbia. Sentendo questo salmo, pensò che fosse un resoconto della crocifissione di Gesù, della prima era cristiana. Nel momento in cui il predicatore affermò che quell'inno era stato scritto circa 8 secoli prima di Cristo, egli rimase grandemente meravigliato. Come poteva un'opera scritta tanti secoli prima avverarsi completamente in Gesù? Egli accettò l'unica risposta plausibile: Gesù veramente doveva essere stato mandato a noi da Dio per portare i nostri peccati sulla croce. Come credenti, a volte possiamo essere fraintesi. Parliamo della croce, della risurrezione, della vittoria di Dio per noi. I nostri amici non credenti forse ci chiedono: come puoi parlare gioiosamente quando nel mondo c'è così tanta ingiustizia, malattia, calamità e dolore? La nostra risposta? Guardando ancora indietro alla Seconda Guerra Mondiale, possiamo affermare che essa fu vinta per la chiave di svolta decisiva, il D-Day. Tra quel giorno e il V-Day vi furono molte più vittime che in ogni altro periodo della guerra. Ma poiché l'operazione tattica fu compiuta,
Il risultato finale era soltanto questione di tempo. Così in Cristo la battaglia contro il nemico, contro il peccato, il male, la morte, la malattia ha preso una svolta. Gesù ha invaso il mondo con la potenza del suo amore divino. È soltanto questione di tempo, fino a che ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà che Gesù è il Signore. Buona giornata e a domani.